miglior bastone in gomma per il Krav Maga o bastone d'allenamento per il Krav Maga. Allora, puoi utilizzare bastoni in gomma, bastoni quindi comprati, bastoni che ti puoi costruire tu. Questo è il mio consiglio se hai un bel po' di tempo da investire, perché vanno fatti bene, e altrimenti comprali insomma per prima. E i bastoni in rattan, che ti consiglio decortecciato. Quando scegli un bastone in gomma da acquistare, devi fondamentalmente avere le garanzie del produttore che sia abbastanza leggero, perché in caso di errore l'allievo possa sostenere l'impatto sul corpo e, nel paragonato caso, anche sulla testa senza creare danni. Perché ci sono bastoni in commercio che sono pesanti e anche se sono in gomma fanno danno, come essere presi a manganellate, quindi insomma non sono assolutamente utili, e altri che invece sono decisamente più amichevoli ma si rompono. Non ti fidare facendo delle prove leggere, perché gli allievi si massacrano di mazzate, per cui è facile romperli, molto facile romperli, soprattutto quando sui corpi circolari, quando si fanno determinati tipi di difesa, il bastone si spacca sul braccio o sulla schiena del compagno. Buon sistema utilizzare bastoni in rattan decortecciato, perché sono molto, molto robusti. Non si spezzano, nel senso che si sfibrano, quindi al peggio ti ritrovi una specie di grosso carciofo, niente di che, e fanno meno male di quanto si pensi sul corpo. Sulla testa, senza protezioni, assolutamente da non utilizzare, però per certi lavori a media intensità vanno bene, hanno una durabilità molto lunga, a meno che uno non faccia combattimento di bastone contro bastone, in quel caso sì, ovviamente si distruggono. Ma per quello servono delle protezioni veramente adeguate.